morti, non ne possiamo più dei morti. Questi uomini e donne sono morti perché finisse la strage, perché finisse la dittatura. E noi viviamo in un tempo in cui i morti si moltiplicano. Ecco perché onoriamo coloro che hanno fatto la resistenza, perché desideriamo dire a questo mondo: morti, non ne possiamo più di morti. La violenza, la guerra, non ne possiamo più della guerra. Tanti sacrifici sono stati fatti per dare fine all'occupazione, per terminare una guerra sbagliata, drammatica, come tutte le guerre, ma adesso noi non ne possiamo più di guerre. L'indifferenza, non ne possiamo più dell'indifferenza, di questo vivere senza prendersi cura degli altri, della democrazia, dello sviluppo. Indifferenza, il mondo dopo qualche giorno sembra dimenticare le guerre di cui si è tanto spaventato, temendo per sé più che per il disastro che la guerra causa dappertutto. Ecco, non ne possiamo più di morti, non ne possiamo più della violenza, non ne possiamo più dell'indifferenza. E noi dunque siamo qui non solo per una commemorazione doverosa, non solo per un omaggio che sentiamo irrinunciabile, ma anche per dire: noi vogliamo la pace, noi vogliamo la concordia civile, noi vogliamo contrastare l'indifferenza col nostro impegno, col nostro pensiero, col nostro coltivare un'amicizia sociale, perché non ci siano più morti, non ci sia più violenza, e sentiamo e tutti sentano vergogna per l'indifferenza. Perciò adesso, dicendo una preghiera, invocando la benedizione per i morti e per i vivi, io chiedo al Signore di aiutarci ad essere così, persone che si fanno avanti per contrastare l'indifferenza, per sognare insieme un mondo più giusto, per essere disponibili ai sacrifici necessari per il bene di tutti, per la democrazia, per la concordia tra i popoli. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.